sono. Che dite? Dobbiamo vedere gli SCP nella vita reale. Ma io ho paura. Nel caso viene qualche SCP, do una spadata. Per il momento non c'è nessuno. Sei brutto coso. Ok, ci voleva sempre una parte così. Faceva ridere, vero? Ok, ma prima di iniziare, sigla! Sì, la mia sigla comunque è cambiata. La sigla per il ritorno a scuola. Iniziamo dall'SCP della statua, che non mi ricordo come si chiama. Che si fa, mo? Non mi ricordo il numero dell'SCP. No, non posso continuare a fare il video. Ale, lo so che è solo una scusa per non fare il video. Vieni subito. Lo devo fare per forza allora il video? Ma io ho paura degli SCP. Vabbè. Comunque, l'SCP della statua nella vita reale è... Sì, intanto guardate le mie mani sporche di pennarello, perché ho fatto un disegno bellissimo che dopo vi faccio vedere. È lui l'SCP, lo metto qui. Allora, fa paura. Sì. Ma lo sapete che lui si può sdoppiare? Fa così. Ok. Continuiamo. Cambio di stanza tattico. Sì, ho cambiato stanza perché secondo me lì c'era un SCP. Sicuro? Ero sicuro. Era la statua. Oppure è l'SCP-096 quello che stiamo per vedere ora. SCP-096 nella vita reale è lui. Devo fare con questo, è meglio. Avete paura, eh? Guardate che io sono ancora Vampi 00... No, Vampi 00 l'ha sconfitto. Non mi sento per niente bene, devo andare da un dottore bravo, come il dottore della peste, che è lui. Li metto sempre di qua. Ok, la devo smettere di fare. Ok, continuiamo. Dobbiamo per forza continuare? Sì, dobbiamo per forza continuare. Mamma mia, io non lo... Ok, continuiamo. E allora il video si conclude qua. Cosa avete detto? È troppo corto? Ci vuole una parte bonus, allora. Questa parte bonus. In questa parte bonus è una penna bellissima. In questa parte bonus vi farò vedere. Vi farò vedere le... Oh, sto facendo il video, non mi disturbate. Scusate, non so se si è sentito il video, spero di no. Allora, vabbè. Quindi dicevo,
In questa parte bonus vi faccio vedere le entità di Minecraft nella vita reale. Ma non entità come, non lo so, il quadro, il coso dove appendi... No, no, quelli. Tipo Herobrine oppure Entity 303. Questi due. Sì, ne sono pochi, ma il video deve durare di più, se no qui... Che facciamo? Grattugiamo le bambole? Beh, pure le patate se vuoi, quindi grattugiamo un grandissimo libro. Non la grattugia. Ok. Iniziamo da... Herobrine! Qui... Perché è diventato tutto scuro? Non mi piace questo fatto! No, no! Che si fa, ragazzi? Oh! È diventato scuro! Proprio come è successo ieri! Sì, ieri? Sapete che è successo? Sì, una cosa che vedrete il 1° di ottobre. Sì, quindi anche, lo potete vedere anche dal banner del canale. Lui è Herobrine. Aspettate che accendo la luce. Hai troppa. Ok. Lui è Herobrine. Grazie. Io ho paura. Sta a fianco a me. Sta a fianco. Ciao ragazzi, come va? Poi passiamo a Entity 303. Mi sa che devo fare una bella lavata di mani. Sì, mannaggia. Entity 3. Ah. Se questi qua non smettono di disturbarmi mentre faccio il video con le macchine. Io. Wow! Entity 303, dicevo. Allora, noi ci vediamo in un prossimo video, ma se vi state chiedendo perché hai le mani tutte così colorate, che hai fatto la festa di carnevale, no! Allora, come vi ho detto in un TikTok, Kendall è stato hackerato. Che c'entra, mo voi direte? Io ho voluto fare... un disegno, così magari, non lo so, cioè, se lo volete vedere lo vado a prendere subito, aspettate. Ok, ci siamo. Perfetto. Ah, mannaggia. Allora, qui c'è scritto... Kendall, qui un bellissimo sole, qui la faccia, aspetta, qui la faccia di bella faccia, qui c'è scritto YouTube, TikTok, Instagram, sì, perché lui sta anche su TikTok ora, anche se ha fatto pochi TikTok, poi non so, un disegno della TNT, perché mi fa... esplodere da ridere. Passiamo avanti. Allora, poi qui il disegno del logo di Minecraft. Poi c'è l'Adnec, che l'ho disegnato così, tipo, non sappiamo chi è, quindi un cubo così a caso. La L di l'Adnec. E questo è tutto. Poi non so se vi ho fatto vedere tutto perché c'è veramente un sacco di roba. Date. Ok. E poi dietro c'è un segreto dietro, lo volete vedere?
una parte che stavo sbagliando, quindi ho fatto l'altra parte di qua. Ebbene ragazzi, penso che il video si può concludere qua. Abbiamo fatto pure troppo, secondo me, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Mua!